passata torna primavera. E io che sta canzona, io che sta canzona, io che sta canzona voglio cantare. Eccezionale, guarda. Io c'ho la città, la caverna platonica. È qualcosa di unico. Tu che sei un fotografo, già hai detto. Casper fa musica, fotografie, capito? Quanto tempo avete in essere questa roba qua? Perché io sono un io dico sempre, sono un emigrato puteolano, quindi sono emigrato. Io veramente vado. Mieta la chiazza della malandetta. Saremo dei cittadini attivi. Bravissimi. Che visto il degrado. Questo luogo fanno una biblioteca, un gruppo di lavoro sul territorio. E iniziamo da questo anno la prima rassegna di poesia, arte e cultura dei Campi Flegrei. Va bene. Cosa ci dice? A Bagnè di Varese. A me che ci sono dei brigadisti. Però al giorno dovrò. Grazie a tutti, scusate che non siamo, non abbiamo cominciato alle 6:30, ma siamo un po' in ritardo, però io sono felicissimo perché ogni volta che organizziamo una cosa, all'inizio mi do da fare, sembro da solo, e poi invece poi tutti quanti mi danno una mano, tutti quanti mi danno una mano, fin quando. E allora che cosa succede? Succede questo, che questo luogo si trasforma tutti i giorni in un luogo magico, perché accadono veramente delle cose incredibili. Secondo me, passando sotto a quel tunnel che sembra quasi un cimitero, invece accade qualcosa di più. È come se ci porta tutti quanti in una dimensione altra. Però questa è probabilmente solo una mia illusione o qualcosa che capita nella testa. Quindi sono qua per darvi il benvenuto, per spiegarvi che questa struttura è praticamente da un anno, diciamo, curata da una varietà di persone, associazioni ed amici, che ognuno a modo suo collabora e spesso sta assurdi da cosa. Che richiama ovviamente a una trascendenza imminente. Non è facile. Così è una cosa facile. Leggerò un po'. E soprattutto anche una questione di ritmo, che io pensavo ci fosse veramente una struttura etnica antiche del proprio intorno alla fine, ne sono occupato un poco, di tutte le strutture dei canali, la comunicazione, eccetera. L'altra sera, proprio magicamente, che poi la cosa è giunta arrivo da magia, per famiglia, siamo stati una magnifica serata, con tutti i pensieri, per le pensieri musicali, per le radici musicali, per il tipo di Morasso, e ha spiegato, per quello che ho fatto bene, qui tutta la tradizione poetica ha dato un punto primo, quindi lo scorrimento del verso. Se noi pensiamo che i Veda ci pongono su una battuta, invece per qualche offesa non voglio sapere spiegare, sanscrito, il giorno per i Veda, quindi illuminando il mondo, con il vento, la visione attraverso la visione del mondo, c'è una tradizione che quindi ci recupera attraverso il napoletano, attraverso le stesse strutture. Come si fa questo?
Quindi adesso diamo la parola, ho fatto, spero di aver fatto abbastanza bene il mio compito, sono stato una settimana a capire come dovevo affrontare questa cosa, che sono dislessico, distonico, tutti i colori, mia mamma e padre eterno me l'ha mandata a me, invitando, credo sia opportuno, minimo, che veramente è una personalità unica nel panorama poetico napoletano ma nazionale, a dire due cose, perché tu stai scritto con panorama o archimandrita, loro non sanno che tu sia archimandrita, per cui lui ha fatto venire e che sei il nostro santo. Noi abbiamo pigliato la spumata e ammettere venire i bimbi, perché che se la prima salata dai bocchi, va buono. Poi interverrà sulle questioni che ha da dire lui, per carità, Ciro, che comunque guardate una persona, va bene? Buona serata a tutti. Dopo inviteremo il pubblico a leggere, chi vuole, una poesia dal libro, quindi passeremo con microfono e ognuno può leggere una poesia di Ciro De Novellis, così sentiamo attraverso le diverse voci cosa le parole, il pensiero di Ciro, come ci raggiunge. Grazie, scusami. Poi ci sarà la festa, poi la festa. Ringrazio Davide, al quale mi lega una lunga militanza in termini di tamburre, che di etnie di studi popolari. Dirò due cose, una perché lui ha parlato spesso di suono, tamburre, eccetera. Da dove nasce la poesia? Un bambino quando ha un disagio che fa? No. Batte il piede per terra e si agita. La poesia nasce fondamentalmente da una dissonanza cognitiva, vale a dire, immaginate di stare in un treno, viene un signore vicino a voi, dice tutto un orologio, voi viene capito di orologi, dice che sono Rolex vera, quanto è vendito? 200 euro. A questo punto siete in dissonanza. Comprate l'orologio o non lo comprate? Se lo comprate state facendo un'illegalità. Se non lo comprate rinunciate all'affare. Questa è la dissonanza. Per uscirvene dovete fare un salto creativo. Cioè dovete immaginare ad esempio che quel signore è un papà di figli per cui uno l'ha cantato, solo uno l'ha cantato due. Si tratta di rimodulare tutti i dati dell'esperienza, questo mi capita anche quando ho comprato un'auto nuova, o capita tutti i giorni. Nel caso dell'arte questa dissonanza è molto più forte. E mi spiego con un mito. Il mito altro non è che lo stesso sogno fatto da generazione in generazione. È il mito di Teseo. Teseo, come sapete, quello che dice, citato da Plutarco e da un grammatico greco del periodo d'Augusto, Aptonio, Teseo supera il Minotauro, quindi è un rito di passaggio, abbastanza forte anche, e si ferma all'isola di Delo. Delo in greco significa appaio. Sacra ad Apollo, quindi va dal buio alla consapevolezza, alla luce. Cosa fa? Scioglie le buie delle navi e gli dà ai sette giovani e sette ragazze, fa un altare in mezzo, una pietra, i ragazzi si tengono per la mano, da qui nasce anche la tamburriata, e quelli che andavano verso sinistra era la strofè, quelli che andavano verso destra costituivano l'antistrofè. Poi si fermavano al centro e cantavano le popole. Qui c'è la nascita della tragedia, la nascita della danza, la nascita della musica, la nascita della poesia. Ricordando però la dissonanza che porta dal mito di Teseo, quindi dal Minotauro e dal labirinto alla luce. Mi fermo qui, una cosa in questa danza viene anche chiamata, quanti studi ho fatto con Davide sulle tamburriate? Ricordi una volta mettevo i ragazzi con i piedi nel talco per vedere che cosa formava, per quelli che formavano a terra. È chiamata anche danza delle grosse, il Geraway, che erano avvicinato. Perché il simbolo di Teseo era la gru. Aveva la spalla sul suo scudo. La gru è un animale migratore, quindi dal buio alla luce, ed è ricopricato degli astronomi egizi. Quindi danza, poesia, musica, arti visivi nascono da questo specifico mito, quindi la nostra dissonanza. Dissonanza che poi
trova l'espressione anche, soprattutto nel linguaggio, in una lettura di carattere analitico, denota queste cose. Nell'introduzione cerca di vedere anche le permutazioni di questo tipo di scrittura. Due parole voglio dire in quanto editore del Laboratorio di Nova, che è la più grande casa di Insieme con Popon, che sta a Belluno, è la più grande casa di libri d'artista e d'arte d'Europa. Dietro potete vedere anche il catalogo. La collana si chiama I poeti di Vito Freddo. Abbiamo pubblicato anche quelli molto importanti come Marco Loghi, D'Aguri. Però il nostro orientamento è per quei poeti infreddoliti, lui compreso, perché lui pure è il nostro autore, che aspettano un momento di accoglienza. Questi suoi interventi abbastanza, diciamo, corti. Sì, ha citato le mie capacità ritmiche, sono innate, come dice pure Mimmo Grasso nella prefazione, sono, diciamo, un elemento del mio essere partenopeo, probabilmente. Mi vengono, anche se, diciamo, ho dovuto studiare pure per motivi di ricerca etnografica, che prima della poesia ho dovuto realizzare dei saggi di antropologia popolare, di ricerca pure per quanto riguarda il teatro. E quindi questi studi mi hanno portato ovviamente insomma, a fare delle constatazioni, a fare dei sopralluoghi pure. Ho dovuto viaggiare, ho viaggiato pure abbastanza, insomma, per cui le maschere, i suoni, i ritmi sono pure un'acquisizione, diciamo, culturale, oltre che naturale. Va bene. Sono onorato pure di far parte di questa collana che effettivamente mi giunge, è vero, insomma, non è che vengo da nulla, insomma, sono un po' di anni che mi arrampico, ma finalmente, insomma, come dire, sono arrivato a questa bellissima edizione di cui ne vado molto orgoglioso, diciamo. Deep è, ecco, il coronamento, diciamo, dopo tanti anni poi di attività, in effetti, anche se, per
per quanto riguarda sempre il mio partenope, il mio essere napoletano, anzi colgo l'occasione per dire qui nella mia anima fragrea, un titolo che io ho dato, diciamo, sempre a tutti i miei spettacoli, a un mio libro che poi sta pure qua, e diciamo riguarda il fatto di, riguarda questa mia, questo mio sentirmi napoletano, questo mio sentirmi napoletano sin dalle origini, diciamo, per cui ecco, affonda quasi il pensiero in quello che era il pensiero greco, in effetti, no? Perché Napoli viene da Cuma, viene da Pozzuoli. Voi sapete che Napoli, e questo è un fatto, Napoli vantava di avere nel mondo due strade di comunicazione con la Magna Grecia, con la Pozzuoli di un tempo. Quindi pensate, Napoli era importante perché aveva due strade che portavano a Pozzuoli. Ecco perché allora io mi sento orgoglioso pure di questa profonda napoletanità. Vabbè, detto questo, insomma, pure per non rompere, diciamo, il ricordo che avete dato a questo ritmo, a questa musicalità, va bene, io incomincio a leggervi una poesia dove ho espresso, forse ho inteso esprimere proprio questo danzare, va bene? E lo faccio in maniera pure molto, molto, come dire, molto così affabile. Mi vesto un poco da maschilista oggi, che è il giorno, oggi che è il giorno della, oggi che è il giorno della donna, vabbè. E mi leggo questa poesia che è divertente, ovviamente. Donna che affida al vento soffici flussi, maestro del suo godere a ritmo slow, fotte e governa il tempo dai tempi di papiria, rotola in magna perga, e quello che sarà, sarà di certo. Si biasima, se odia, non è di sua ragione, risolve ogni conflitto, ancanto qua e là, come un metronomo. E ti sorride amica, così per amicizia, e tu che pensi e speri, può darsi che ci sta. Appena ti ravvedi, questo pure per togliervi dall'angustia delle parole. Non so se volete leggere voi come avete programmato, non lo so. Simboli d'insieme o musica del piffero che incanta per l'anima che mutua le parole e ci rilassa dopo il disincanto la voce e la bellezza di un dipinto che palla, che ti guarda, che meraviglia è questa, che meraviglia è questa. Cambiano. Qualcuno del pubblico vuole leggere, così sentiamo diverse voci, vieni. La soffatata. Soffatata. La soffatata ci buffa nel golfo di ponfi, quel rosso che vomita bianco, che brucia la luce, che scava radici di lavi con brullo, di fuoco,
di fango che bolle nel tenebro fumo che infatua, profonde, dilaga. La tenera brezza che lui propaga, invasa narici fendendo i bastioni, accarezza e l'anima appaga, l'amore ferace di corpo. Posso ripetere? Tutto si ripete, infatti, tutto si ripete. Attendo solo ad essere liberato, educato con altra voce, in un altro sentire, in altro spazio, credo. O fuori dal tuo tempo, o forse proprio in quello che tu speri, nel grembo tuo, in fondo, fuori dal tuo ego. Dai, non è che c'è un flauto? Un flauto? No, c'è solo la chitarra. L'aria è assicurata, imbratta le emozioni come un campo di guerra, costante azione che cerca tra rovini, anemiche passioni. In mezzo a questa folla sembra un dipinto tetro, apatici fantasmi, scheletri che manco urlare possono, paure o istinti, coperti da una voce che oscura, che sovrasta, media furente e falsa. La voce del poeta, la suggestione, l'indeterminato che sfuma nei contorni delle cose, è solo parte dell'indefinito, che è nel principio stesso del piacere, l'effimero vedere dinanzi a un fiore che si è già appassito. Io non intendo oltre i miei confini la voce compiacente di un poeta, se parlo al popolare che già chiede l'ultimo segno della primavera all'altro inverno, che non ci sarà. È un esercizio vago la parola, se è lena brandilante del pensiero, se non si salta dolce alla referente che puoi provare solo nel finito, qui, tra le cose vive del presente, immerso con amore tra la gente. Mentre qualcun altro si scalda ti chiedo del titolo. Perché? Il tema costante del mio precedente libro, nel senso dell'attesa, e poi si ripete ancora pure l'interno, attenzione, perché è un tema evidentemente ricorrente, molte, molte volte citato, diciamo, presente, così pure il profondo in tutte le sue dimensioni, profonde come fatto fisico, profondo come fatto filosofico, profondo come fatto, diciamo, come fatto, diciamo, medico scientifico, diciamo, no? Poi parlo pure dal punto di vista matematico o zero. Io non voglio citarla anche perché non ce l'ho qua con me, pure una poesia di Mimmo che mi ha dedicato e parla di questo mio, di questa mia dimensione, insomma, come lo zero. Però la mia era una curiosità più linguistica, perché deep, ovviamente, a parte che è in inglese, ha un suono, no? Mentre profondo o imo ne hanno tutt'altri, pur mantenendo, come ovvio, lo stesso significato. Quindi, come dire, ancora quando nelle orecchie leggo della produzione di cose, perciò volevo, ero più, perché che tu sia profondo, diciamo, lo sappiamo, e anche che tu pensieri. Sì. Deep pure, diciamo, quasi sinonimo di il mio click che pure si presenta, hai ragione, il click è pure lo spegnimento dei media, lo spegnimento della televisione, quando lascia una volta, poi lo fa, lasciamo quel puntino bianco al centro, io indico sempre quando si spegne la dimensione intorno a noi,
media fluente che tu stessa hai letto, no? I media molte volte si distraggono dalla realtà. Grazie comunque per questa domanda. Thank you.